Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mesh Tuning. Oggi andiamo avanti con un progetto che avevo in mente da quando ho messo la lampadina retromarcia a LED e quindi, come alcuni di voi avranno già intuito, o comunque mi sembra di averlo già scritto nei commenti o in qualche storia su Instagram, andrò a installare un secondo faro per la retromarcia, mantenendo però il retronebbia, quindi avremo due luci di retromarcia e una luce di retronebbia. Come potete vedere, questo è il vecchio faro che sta sulla macchina e con dentro la lampadina del retronebbia. Infatti, come potete vedere, è tutto rosso. Mentre qui dentro ho un nuovo faro retromarcia inglese. In questa maniera, come potete vedere, è identico. Avremo la luce di retromarcia, qui già ci sta il portalampada, con una lampadina che noi andremo a sostituire con quella a LED. Inoltre, andrò a fare un secondo foro qui dentro per andare a inserire la lampadina retronebbia, che in questo caso lascerò alogena, tanto l'ho usata una volta e non mi interessa metterla a LED. Quindi, ragazzi, intro e cominciamo subito. Iniziamo quindi a lavorare il faro. Come potete vedere, ho fatto un primo foro dove andrò poi ad allargare il buco per inserire la lampada. E ho iniziato con una punta da 5, poi da 8, poi sono passato direttamente alla punta a cono, che però non è riuscito a fare il foro del diametro esatto in quanto arrivava a toccare in fondo, quindi non ho potuto andare a fare la cosa precisa, il foro preciso. Come potete vedere, infatti la lampadina toccava e ho eliminato poi successivamente questa parte di plastica che sbatteva con il portalampada, quindi mi sono subito messo all'opera, ho visto che non dava impiccio, quindi non aveva nessuna funzionalità, quindi l'ho tolta. Con un nastro di carta poi ho fatto un disegno con la forma degli intagli che andavano fatti per inserire il connettore del portalampada e per agganciarlo al faretto, quindi con questo strumento molto rudimentale sono riuscito a fare gli intagli. Ci troviamo quindi sul banco da lavoro, come potete vedere il faretto alla fine, il foro è venuto molto bene, non mette a fuoco, ok. E ho fatto anche i tre intagli per il portalampada, veramente venuto diciamo discretamente per quello che per gli strumenti che ho. E vi faccio vedere anche quest'altra cosa bellissima che ho fatto. Come potete vedere è un'estensione del portalampada, della sede del portalampada, l'ho stampata in 3D, ho fatto prima il progetto sul computer e poi l'ho stampato, è venuto veramente bene. E andremo ad inserire qui dentro la lampadina del retronebbia, che oltretutto avevo pure il connettore rotto, quindi utilizzerò questa, che è anche la lampadina che uso meno frequentemente. Come potete vedere, va perfettamente a contatto con l'O-ring e niente, questo si inserisce, vi faccio vedere. Ok, si gira. Ok, ecco fatto, cioè no, non va più giù, è praticamente perfetta. Guardate. Ok, e fatto questo, da quest'altra parte abbiamo il portalampada nuovo che era compreso nel faretto e ci ho messo subito una seconda lampadina a LED per la retromarcia. Questo lo andremo a inserire qui. Ok. Perfetto. Questo sarà l'effetto che vedremo poi una volta montato sul paraurti. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questo cablaggio che ho fatto per andare a prolungare la retromarcia dalla parte passeggero alla parte conducente.
e ho utilizzato questo connettore, questo modello, ho allargato dentro i due fori pin per l'alloggio dei pin di questo portalampada, perché non avevo un secondo connettore originale che potete trovare forse se acquistate un faro usato. Io l'ho comprato nuovo, quindi vi lascio il link in descrizione di uno che ho trovato, non so, ai tempi di spedizione, nel senso sia affidabile. E non volevo perdere tempo, quindi per ora avrò questo, diciamo, a crocco tra virgolette. Poi posso sempre migliorarlo in seguito, quindi questo si inserisce. È un po' ignorante da inserire, non so nemmeno se funziona alla fine. Spero di sì. Se no, tutta fatica buttata. Ok. Inoltre, qui ci stanno dei gommini per una chiusura più ermetica possibile, e quindi non ci dovrebbero stare problemi di acqua. Pure questo, come potete vedere, fa molta forza come quest'altro, e pure il contatto più o meno ci siamo, non è proprio perfetto, però non mi potevo aspettare di meglio. Questo è quanto. Quindi, ragazzi, spostiamoci direttamente dietro la macchina. Ok, ragazzi, vi mostro a grandi linee il lavoro che ho fatto, in quanto praticamente ho finito, però tra cable management e cablaggio vero e proprio della parte della retromarcia, mi sembrava inutile stare a registrare, inoltre era scomodo lavorare. Quindi vi faccio vedere brevemente. Qui ci troviamo il faretto retromarcia classico. Come potete notare, io vabbè, avevo già fatto dei cablaggi quando sono andato a montare la telecamera di retromarcia, la telecamera posteriore, scusatemi. Come potete notare, dal cavetto escono due cavi, uno nero e uno verde. Quello verde è il positivo e quello nero è quello della massa, quindi non potete sbagliarvi. Fate una prolunga come avevo già fatto io in precedenza per dare la corrente alla telecamera, rosso su rosso e nero su nero. Io infatti non mi sono messo a fare altre cose strane, ho semplicemente riutilizzato la prolunga che avevo già creato. Semplicemente mi ci sono semplicemente agganciato con dei rubacorrente che vedete nascosti qui. Ok, e ho fatto passare il cavo lungo qui e scende da quest'altra parte. Eccolo qua. Come potete vedere, questo è il portalampada della seconda retromarcia, e ho cablato tutto, ho sistemato tutto alla perfezione e ho dato anche una pulita un po' ai contatti generali di qualsiasi filo che ci sta dietro alla macchina. Ho fascettato tutto vi faccio vedere, lungo la linea che già è presente dei vari cavi. Mi raccomando, ragazzi, io ho fatto sempre un giro di nastro dove ho messo la fascetta, così da poterla stringere un po' di più senza andare a rovinare i cavi elettrici. Inoltre vi ricordo di tagliare bene a filo la fascetta, in quanto poi potrebbe andare a contatto con qualcosa e tagliarla. E diciamo, queste sono piccole norme di sicurezza che mi sento di dirvi. E niente, oltre questo ho scocciato, nel senso non che ho rotto, ma che ho proprio scocciato con il nastro isolante il connettore al portalampada, così da renderlo il più impermeabile possibile e meno soggetto appunto a umidità e acqua. Dovrebbe essere tutto a posto, ho già fatto una prova, funzionano tutte e due le lampadine, quindi ora monterà tutto e ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, siamo giunti quindi alla fine del video. Come potete vedere, il faretto della retromarcia inglese è perfetto, è praticamente identico a quello di destra, quindi sono veramente perfetti. Ho già effettuato la prova, funziona tutto. Quindi niente, vi faccio vedere anche a voi. Come potete notare, funzionano tutte e due, fanno tutte e due una luce fantastica.
E dal video sembra che c'ha più luce quella di destra rispetto a quella di sinistra, non lo so, non mi interessa, funziona tutto. E niente, vi faccio vedere anche il faretto retronebbia, così vediamo se effettivamente funziona. Quello non l'ho provato. Ok, funziona, la luce purtroppo è gialla, devo comprare la luce a LED rossa, però intanto funziona tutto, perfetto. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel commento, in descrizione trovate il link del faretto inglese, se lo trovo, se è ancora disponibile, se non saprei dove reperirlo, in caso vi lascio il codice proprio del faretto, che quello ce l'ho, e niente, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, Merch Tuning, per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.